Ciao ragazzi, io sono Red e come avete letto dal titolo, oggi affrontiamo un argomento un pochettino spinoso che mi potrebbe costare l'intero canale YouTube, perché parleremo di un argomento che a YouTube non piace tanto e che potrebbe non ritenere opportuno la piattaforma, ma noi ce ne freghiamo e andiamo avanti lo stesso. Di cosa parliamo oggi? Beh, di una pistola che si porta dietro un bagaglio culturale un pochino importante. Sto parlando della Luger P08, anche nota come la pistola utilizzata da un determinato gruppo militare politico un pochettino estremista. Sigla che poi partiamo. Bene, prima di partire vi faccio vedere questa bellissima felpa delle forze aeronautiche tedesche che mi ero messo perché mi sembrava opportuna per il video, ma visto che la pistola è nera, su sfondo nero non si vede, me la tolgo, anche perché c'è un caldo assurdo. Vola! Perfetto, è anche volata per terra. Prima di parlare nello specifico della replica e descrivervi tutte le sue particolarità, voglio fare una premessa. Questa pistola è spesso associata alle forze... quelle cattive, quelle che iniziano per la N e finiscono con iste, non ve lo posso dire perché altrimenti questo video viene... ed è stata quindi spesso associata a questo determinato gruppo e ideologia. Io però vorrei fare un po' di luce e scagionare da questa brutta reputazione questa pistola. Dovete sapere che la P08 non è stata protagonista solo nella seconda guerra mondiale come una delle migliori pistole automatiche, ma già dalla prima, al che aveva dato durante la prima guerra mondiale la Abrams già a determinate altre pistole automatiche come la 1911, in quanto era molto affidabile ma soprattutto estremamente costosa, perché era stata prodotta con materiali molto molto costosi perché doveva essere affidabile, al punto che però man mano che la guerra va avanti i costi aumentano e quindi era difficile produrla. Infatti non veniva data a tutti gli ufficiali ma solamente ai ranghi più alti, e per questo che quelle simpatiche forze che iniziano per S e continuano per S avevano questa come arma d'ordinanza. YouTube, ti prego, non mi buttare giù il video, non li ho neanche nominati loro, non li ho neanche nominati, sennò poi dopo va a finire che faccio come i che si chiude in un bunker insieme a Eva Braun e si spera. Credo di non poter dire niente di tutto questo. Questa replica prodotta da Bue però non è semplicemente un ottimo, è una bella copia dell'originale. È stata realizzata con cura e replica lo stesso funzionamento dell'originale, il che mi fa, sapete, no? Mi smuove la voglia di comprarlo, ma il portafoglio grida: fermati, testa di cazzo. Parliamo quindi brevemente delle caratteristiche tecniche, così ve la faccio vedere da vicino. Avete visto, eh? Bello, eh? E poi dopo vi parlo un pochino delle caratteristiche peculiari generali della pistola. Avvicinatevi. Au revoir, Shoshana! Come vi ho detto, la pistola è prodotta da Vue, è interamente in metallo, fate eccezione per le guancette che sono state realizzate in plastica, hanno un ottimo grip, l'unico peccato è che se ci sbattete il ditino sopra un pochino sentite un suono vagamente spiacevole. Devo dire però che in mano è estremamente salda e il feeling che mi trasmette è ottimo. La pistola è scarrellante e il funzionamento è permesso dal green gas. Avrete quindi un bellissimo caricatore che in questo caso è veramente incredibile e molto bello. Mi piace molto il design, fedele sostanzialmente all'originale. Vi basterà andarle a riempire grazie a questo piccolo pirullo con il green gas di vostra scelta, riempirlo di pallini e sbatterlo dentro la pistola come in un... Il caricatore è monofilare, nel senso che la fila di pallini è dritta, non sarà zizzagata come nei caricatori per esempio delle Glock, infatti terrà solamente 16 colpi. Solamente è un'esagerazione, in quanto tutto sommato poi le vostre normali Glock ne tengono 25 e dopo vi spiegherò perché non è un gran problema. Probabilmente alcuni di voi si stanno chiedendo: ok, la pistola è a gas ma scarrella? Assolutamente sì, ma non come vi aspettereste, in quanto questo modello fedele all'originale non troverà un carrello intero che si muove avanti e indietro sulla canna, ma troverà solamente questa parte qui che vi permette quindi di spingere il pallino all'interno della canna bloccata. Questo normalmente è il vostro percussore che va a dare il colpo per far esplodere la cartuccia. In questo caso ci permetterà di sparare fuori i pallini in maniera analoga e sarà l'unico componente quindi che si andrà a muovere nel momento nel quale inseriremo il caricatore e andremo a sparare. Altra cosa molto figa è che è provvisto ovviamente di sicura meccanica in modo tale che non vi andiate a sparare sullo schnitzel. Sembra ci sia solo una cosa che le resta da fare. E quale sarebbe, prego? Stieglitz. Dio Fiderzen alle tue palle. Ed è molto figo perché potete vedere questa parte qui muoversi quando l'andiamo a inserire. Vedete? Così si toglie in modo tale da lasciare libero il percorso. E così invece appare. Tac, 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 tac.
Quando rimarrete senza colpi, la pistola si bloccherà in questo modo. E una volta cambiato caricatore, per incamerare i nuovi colpi, farete questo. Che è una figata assurda, ragazzi. Questo è il motivo per cui comprerei questa pistola, solo per questo fenomenale sistema. Ve lo faccio vedere da questa parte perché merita davvero. È completamente smontabile, quindi potrete andare a rimuovere tutti i componenti per ingrassarla e pulirla quando sarà necessario, e l'op-up è regolabile. Passiamo adesso al tiro utile di questa pistola, perché c'è un piccolo discorso da fare. Abbiamo parlato quindi degli interni della pistola, dicendo che sono effettivamente ottimi, e abbiamo parlato dei materiali di cui è composta. Quello invece che non abbiamo detto è il tiro utile di questa pistola. Piccola premessa, che cos'è il tiro utile? Lo dico in ogni video, il tiro utile di una pistola o di un'arma in generale è la precisione sulla distanza che il colpo sparato da quella determinata pistola o replica ha. Tradotto, se io adesso miro a un bersaglio a 15 metri, il mio proiettile deve arrivare esattamente dove ho mirato. Se io metto il bersaglio per esempio a 55 metri, invece sono fuori dal tiro utile della mia pistola e quindi il colpo non andrà esattamente dove ho mirato, ma un pochino più in basso, quindi sono fuori dal tiro utile della pistola. Ed è noto che le pistole della VUE hanno un tiro utile intorno ai 30 metri, dopo cominciano a perdere di potenza, il pallino va un po' dove vuole, eccetera, eccetera, eccetera. Il tiro utile di questa pistola è tra i 40 e i 50 metri. Questo significa che ha una precisione e anche una costruzione diversa da quella che può essere una Glock della VUE e assicura una precisione e un tiro utile molto più ampio, già stock, senza averle fatto nessun tipo di modifica. Questa è una cosa che mi ha attirato molto, perché normalmente questo genere di pistole, che sono delle repliche di armi ovviamente vecchie e che quindi hanno un funzionamento, un'estetica che tendenzialmente è un pochino antiquata, normalmente non hanno un tiro utile molto superiore o perlomeno funzionano esattamente come le repliche normali. Questa invece non solo è molto figa, costruita bene e con un'estetica e un funzionamento molto particolare. Adesso devo... bisogna farlo. Ma inoltre spara anche più lontano. Questo è dato dal fatto che, non dovendo muovere tutto il carrello, ma avendo un sistema percussione che gli permette di muovere meno cose possibile, il tiro utile aumenta ed è anche molto più precisa. Questo funzionamento può essere associato alle pistole Marui elettriche, dove non abbiamo tutto il carrello che si muove, ma semplicemente un motorino elettrico che spinge fuori con un pistone il pallino, avendo quindi più precisione gittata e potendo stare sicuri di avere la pistola puntata nella maniera giusta con un minor rinculo, che in realtà è nullo perché la pistola è elettrica, quindi rinculo non c'è. Tutto questo gigantesco pippone per dirvi che cosa? Che questa pistola è una grandissima figata, per quanto sia assoggettata, per quanto sia associata sicuramente alla figura del cattivo nella stragrande maggioranza dei film. Questo è abbastanza ingiusto, in quanto la pistola era presente e circolava già dal 1900 indicativamente, in quanto non era esattamente questo modello, ma un modello previo al fenomenale, stupendo prodotto che sta nelle mie mani in questo momento. I tappeti si assomigliano tutti tremendamente. Tutti. Non fermatevi all'apparenza, ma scavate un pochino più in fondo. Tra l'altro, se proprio vogliamo dirla così, è la stessa pistola che ha ucciso Hitler. Quindi ha fatto del male, ma ha fatto anche del gran bene. Finita tutta questa carrellata di informazioni, vi do le mie conclusioni finali. Questa è una pistola molto molto interessante. Si va a discostare dalla stragrande maggioranza delle altre repliche che ormai hanno saturato il mercato, vedi Glock, vedi Colt, vedi Beretta, e vanno a inserire qualcosa di nuovo in questo gigantesco mare di repliche da soft air. Se siete arrivati a questo punto del video, vuol dire che non solo il video non è ancora stato tirato giù da YouTube, grazie YouTube, ma soprattutto che vi siete affezionati la mia voce abbastanza da rimanere fin qui. Vi ricordo quindi di guardare in descrizione, trovate il link di questa bellissima pistola, trovate il link del mio Instagram, dell'Instagram del negozio, ma soprattutto il link del negozio di software che rappresento. Me lo chiedete spesso su Instagram, ragazzi, io lavoro con ovviamente il Monopoly Software. Trovate in descrizione tutti i link dei prodotti di cui parlo. Fateci un salto, qui da Red è tutto, noi ci vediamo sabato con Pillole di Software. Di cosa parlerà Pillole di Software vedete l'anteprima a breve. Stay angry. Siamo chiusi!